quest'oggi l'11 agosto per qualcosa di nuovo. A parte il genio Finardi abbiamo anche un premio importante da dare, quindi un attimo di serietà e parliamo con uno dei protagonisti di questo premio che viene dato a Emergency, ovvero i medici che si trovano nelle zone di guerra, medici che svolgono ovviamente qualcosa, un lavoro molto importante, soprattutto in questo periodo. Purtroppo le guerre, attualmente ci sono 50 guerre nel mondo. Noi abbiamo ospedali appunto in alcuni di questi paesi, in Kurdistan, in Afghanistan, in Sierra Leone, in Cambogia. Ecco, direi di vedere un attimo la maglietta, in cui siamo anche sul sito web. Dove potrete trovare più informazioni per quanto riguarda questa della cura delle vittime civili della guerra, e soprattutto le mine sono uno dei peggiori nemici. Comunque inviterei subito il rappresentante di Emergency e il vice sindaco di Subiaco, Angelucci, che premierà. Allora, Marco Rossi lei si chiama, ci parli un attimino di Emergency e di quello che Emergency fa ogni giorno in giro per il mondo. Emergency è un'associazione umanitaria fondata nel 94 a Milano, un'associazione italiana. Il nostro compito è quello di curare e riabilitare le vittime civili della guerra. Quindi ancora di nuovo grazie alla De Benda, al Presidente e agli amici che hanno voluto con noi sostenere questa iniziativa. Grazie. Grazie a voi, grazie a tutti. Allora Eugenio, benvenuto qui a Subiaco, culla del monachesimo occidentale ma anche di buona musica con il Rock and Blues Festival. Ottimo! E sei qui in forma? Ottime scelte premiando Emergency. Non solo culinarie, come abbiamo fatto poc'anzi a cena. Io ti sento poco perché ho queste... Non solo di scelte culinarie, ah, sì, 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 no, di ottime zona. Abbiamo anche qui di premiazione. Certo, abbiamo Emergency, perché questo è un premio che viene dato soprattutto in una situazione a livello mondiale che non è delle migliori. Beh, è un momento di conflitto, momento in cui si sta decidendo che tipo di millennio vivremo, no? Ci serviranno allora di associazioni come Emergency molto, nei prossimi anni. Emergency è molto importante nel panorama delle OGM. Io sono un collaboratore da Emergency quasi dagli inizi. È molto importante perché spesso sono grandi strutture burocratiche anche, per cui quando si dona a molte associazioni, purtroppo il 50-45% di quello che si dà è speso in strutture burocratiche. Insomma, dall'attitudine. No, Emergency invece è riuscita a rimanere molto streamlined, molto efficace, al punto che il 92-93% di quello che incassa è speso direttamente sul campo. E infatti ha un'agilità, una snellezza, un tempo di reazione molto più breve di tante altre strutture, riesce quindi a essere più efficace, perché chi ha una gamba, ha perso una gamba, un braccio, un occhio nell'esplosione di una mina o in un conflitto, non ha il tempo di aspettare reazioni burocratiche. Emergency, essendo una struttura non burocratica, ti ringrazio Eugenio per questo supporto che tu dai a Emergency e per essere qui a Subiaco in occasione del Rock and Blues Festival. Quindi buon ascolto ai nostri amici e soprattutto in bocca al lupo. Chiedono attenzione di far miracoli e perdono.